Si conclude sul risultato di 1-1 la partita Monza, dove purtroppo guadagniamo soltanto un punto. Una partita un po' confusionaria, ho visto i ragazzi non proprio sul pezzo oggi, devo ammetterlo, ma sin da subito. Quindi la testa era già a Manchester e al derby settimana prossima, lo scopriremo soltanto in questi giorni che ci avvicineranno a questi due match. Fatemi sapere che cosa ne pensate, poteva essere l'occasione giusta per poter già allungare sulle dirette concorrenti, però non è andata così e di conseguenza pensiamo già al futuro e facciamolo con la testa a partire da mercoledì. Io vi ringrazio, mi raccomando, in descrizione trovate anche il mio profilo Instagram, iscrivetevi se siete nuovi e supportate il video con un bel commento e un bel mi piace. Sempre forza Inter e un saluto da Dab. Prima di iniziare voglio rubarvi qualche secondo per dirvi che il video è creato grazie alla collaborazione con Fisco Zen. Ve ne parlerò più avanti, ma se avete la partita IVA o volete aprirla per lanciare un progetto imprenditoriale, vi dico subito che potete prenotare dal link in descrizione una consulenza gratuita e quindi non potete perdervi l'occasione. Ora iniziamo. Fisco Zen è il servizio per la gestione della partita IVA che ti offre un commercialista dedicato che puoi contattare via mail, via chat o via telefono. Avrai a disposizione anche una dashboard da cui emettere fatture elettroniche illimitate, vedere la previsione delle tasse e dei contributi in tempo reale, verificare le prossime scadenze e adempimenti. L'apertura della partita IVA, se è il tuo caso, e la dichiarazione dei redditi sono incluse nell'abbonamento. Lo consiglio personalmente perché lo uso tutti i giorni e mi ha aiutato proprio nella gestione della mia di partita IVA e se lo avessi scoperto prima mi avrebbe sicuramente aiutato a gestirla ancor meglio. Dunque, se sei interessato a Fisco Zen per l'apertura di una tua nuova attività o per la gestione della tua attuale attività, puoi usufruire di uno sconto di 50 euro che per il primo anno di abbonamento sarà utile alla tua causa prenotando dal link in descrizione. Mi raccomando, approfittane in questo momento. Vai Di Marco, mettila bene. Dai, che buona. Sì, dai, che palla di merda, sì, che ha dato il terzo in difesa che va lì a fare sopra il mezzo, cioè quello da fare. Eccola! Ah, Davide! Oh! Ho fatto troppi gol in nazionale. Miki, dai, tira anche! Vai, tiriamo! Perché non tiriamo? Vai Carlos, fai gol! Carlos! È là! Mettila! Sì! No, dai, caro! Toro! No! No! Meno male! Un bel primo tempo! Oh. Bella! Eccolo! Tipo sfiga! Dai, dai, facciamo sto gol! Bella! Dai, buona, vinci bel volo! Graziano! Cos'è? Ma è angolo di nessuno. Sì, via. Lascia battata. Mettila. Vai, Zielo. Calcia. Tira. Bella palla. Dimash. Ma tiriamo. Non tiriamo mai. Ma è arrivato il principe. Mai fallo. Vai, gioca. Bravo, Arna. Bella palla. Vai, Carlos, che ci arrivi. Boom. Sta. Non ci voglio credere! Ma veramente! La vota poi, più basso che hanno! Ma no! Mamma ragazzi! Pavardo si è perso! Ma figa, ma io capisco da Juric ci prendo un gol di testa, non dalla Mota! Ma figa, incredibile! Quanto cazzo ha saltato? Quanto ha saltato? Ma vediamo la reazione di ragazzi. Ma dai, la giornata no, si vedeva subito. Bravo. Dai, mettici! Sì! Prendi la palla, andiamo a vincere questa partita, dai! Figa, oh, ma si può arrivare all'87esimo per fare un gol, cazzo! Dai, figa, un pallone messo bene! Allora, vincerà? Sì, che passata! Davide! No, ma dove cazzo hai tirato, amico Davide? Oh, di sinistro in Polonia. Ma figa, tira, dove hai tirato? Dove hai tirato? Tira!
Puttana Ivo. No! Non è vero. Non ci credo, contro che non è. C'è zero, c'è zero, occhio mondo. No, dagli la raddoppio. No. Finita. Che cazzo di funziona. Vabbè, piuttosto che niente. Vabbè.